L'altra faccia della medaglia dell'allarme disoccupazione è la progressiva erosione del tessuto produttivo italiano. In 12 anni sono morte 120.000 aziende, lasciando a casa 1.160.000 persone. Nel manufatturiero tra il 2000 e il 2013 la produzione è crollata del 25,5%, mentre quella del resto del mondo cresceva del 36,1%. Il Centro Studi di Confindustria, negli ultimi scenari industriali, torna dunque a riaccendere i riflettori sul sistema produttivo italiano, che perde quota rispetto al resto del mondo. Nella classifica internazionale dei maggiori paesi produttori, nel 2013 l'Italia è stata battuta dal Brasile, scivolando all'ottavo posto, 3 posizioni perse in soli 6 anni. L'arretramento dell'Italia va al di là della fisiologica avanzata degli emergenti, perché è stato accentuato da demeriti domestici, ha spiegato il Centro Studi di Confindustria. Tra il 2007 e il 2013 la produzione è calata del 5% medio annuo, e questo soprattutto per il calo della domanda interna, l'asfissia nel credito, l'aumento del costo del lavoro e la redditività che ha toccato nuovi minimi. Mentre questo accade nel nostro cortile, al di fuori i paesi emergenti continuano a correre. La Cina si conferma al primo posto, seguita dagli Stati Uniti e dal Giappone. Alla quarta posizione si colloca la Germania, seguita dalla Corea del Sud e dall'India.